Ciao dolcezze, oggi un video riguardante gli smalti moda per l'estate 2012. Prima di iniziare volevo salutare delle ragazze e dei ragazzi che mi seguono dalla Svizzera. Allora, saluto con molto piacere Maria Grazia, muah, e ti mando un bacione dolcezza. Poi la sua amica Cinzia, Asia mia, Patrick e Bastien, muah, e vi mando un bacione anche a voi. Allora, inizio a parlare degli smalti. Sono contenta perché quest'anno andrà di moda il colore che amo, il mio colore preferito, cioè l'arancione. È un colore, secondo me, bellissimo e io non è che seguo la moda, perché io uso tutti i colori tutto l'anno, cioè veramente, però mi piace vederlo intorno a me, quindi adesso che va di moda lo vedo dappertutto e sono davvero davvero contenta, mi mette un sacco di allegria. Comunque, i colori che andranno di moda sono tanti e sono vari. Adesso appunto ve ne parlo nel dettaglio e vi faccio vedere i miei preferiti. Allora, parto dai colori pastello e vi faccio vedere subito questo qui della Essence, il Show Your Fit numero 14, che è un colore azzurro bellissimo secondo me. Poi, sempre della Show Your Fit, il numero 16, che è un lilla meraviglioso. Li avete visti comunque già in alcuni miei tutorial, eh? Poi questo qui, il numero 86, con dei riflessi fucsia meravigliosi, dei glitter. Poi questi qua sono sempre pastello della nuova collezione della Essence Fruity, un verde con i glitter verde più scuro, quindi un tono su tono, e un rosa chiaro con dei glitter fucsia, anche qui tono su tono, ed è veramente un bel abbinamento e sono favolosi. Ok, poi un altro colore pastello che adoro ovviamente è l'arancione ed è il numero 356 della Kiko. Quindi i colori pastello si vedranno tantissimo sia nell'abbigliamento sia sulle unghie e nei trucchi. Ok, passo a far vedere i colori fluo, vabbè, andranno di moda il giallo, insomma tantissimi colori fluo, però quelli che piacciono a me sono due. Sono questo arancione della Debbie, il numero 08, e il numero 43 fucsia fluo della Deborah Milano di Prêt-à-Porter. Sono i due che preferisco, mi piacciono molto. Sono indicati per le unghie artificiali, però io cosa faccio? Metto due strati di base sulle unghie naturali e poi ci applico sopra questi qui. E non mi hanno mai dato problemi, se devo essere sincera. Poi, vi ricordate la collezione di Chanel che è uscita, se non erro, in febbraio? Che aveva lanciato questi tre colori, rosa, arancione e bordeaux. Io avevo fatto il video dei dupe, comunque ve lo metto nell'info box se siete curiose. E praticamente vi avevo fatto vedere questi tre colori, ve li faccio vedere al volo. Questo qui è il 22 della Essence, poi di Mavala l'Acapulco numero 63 e della Sinful Color il numero 713. Se volete comunque vederli nel dettaglio, vedere quelli di Chanel sulle unghie, questi qua sulle unghie, potete andare a vedere il video e lo trovate nell'info box. Poi andrà di moda il bianco, anche il bianco gesso, ma a mio gusto personale preferisco il bianco perlato oppure il bianco con i brillantini, un attimino più soft. Vi faccio vedere quelli che possiedo io e sono questo qui della China Glaze, è bellissimo. È molto soft appunto con i glitter. Questo qui è il numero 892. Poi di Pupa, questo qui che è molto simile a quello della China Glaze, il numero 107, solo che a differenza questi riflessi giallini chiaro. Ed infine un bel color ghiaccio, il numero 722, sempre della Pupa. Un altro colore che andrà molto di moda è il viola intenso. Vi faccio vedere due viola che ho io, che uso insieme anche. Allora, questo qui della Essence, il numero 87, è molto bello, è un color pastello. E io ci abbino sopra il numero 35 della Deborah, che è un viola con i glitter e riflessi oro. Praticamente insieme sono fenomenali, anche singoli, in monocolore. Poi passo finalmente all'arancione. Vi faccio vedere i toni di colore che ho io perché ne ho perlati, glitterati e pastello. Allora, vi faccio vedere i colori pastello. Ritorno al 356 della Kiko, che è molto simile al 19 della Deborah dei Prêt-à-Porter. Vedete che sono quasi identici, quindi se avete questo non vi consiglio di comprare questo, viceversa. Un altro colore che non è proprio un arancione, ma è un giallo senape, diciamo, è questo qui della Rimmel, il numero 401. Io lo adoro, mi piace tantissimo. Eccolo qua. Poi, restando sull'arancione, questo qui sempre dei Prêt-à-Porter, che è il numero 61, è favoloso. Questo qua è perlato con dei riflessi gialli.
Poi, per rimanere super lato con dei riflessi gialli, questo qui della Pupa è il 501, questo qui l'ho messo l'anno scorso anche sui piedi ed è bellissimo dolcezze, veramente. Ed infine, questo qui che è la marca che ho scoperto da poco, è la Shaka, il numero 425, è un arancione con riflessi gialli e tanti, tanti, tanti glitter. È bellissimo. Per restare in tema glitter, quest'anno andranno di moda le unghie super glitterate, brillanti, luminose. Io vi faccio vedere i colori che preferisco. Diciamo che li uso tono su tono, quindi magari metto un oro normale o perlato, e ci applico sopra questi qui, che sono dei glitter della Essence, oro, gialli e rossi, il numero 94 della Colore Go. E viene bellissimo. Il contrasto, poi magari se faccio un monocolore blu, azzurro, bianco, argento, io ci applico sopra questi qui che sono della New York Color, i numeri 105. E invece se uso magari un rosa sul fucsia, oppure un rosso ciliegia, un rosso particolare, un bordeaux, ci applico sopra questi qui che sono della Essence ed è il numero 91, e sono dei glitter praticamente rossi, rosa e gialli. Devo dire che mi piace come idea avere la base dello stesso colore dei glitter, vengono dei riflessi meravigliosi. Provateci, poi magari mi fate sapere. Niente dolcezze, questi erano tutti i colori, gli smalti che andranno di moda quest'anno, soprattutto quest'estate. E fatemi sapere in un commentino cosa ne pensate, se come me usate tutti i colori tutto l'anno. Ci tenevo però a fare questo video e a farvi vedere i colori che preferisco, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto. E che dire, a fine video troverete alcune manicure che ho fatto che andranno tra virgolette sempre di moda quest'anno, quindi la manicure ombre, la manicure caviale, poi l'effetto spugnatura, quindi tantissimi video che troverete ovviamente nell'info box se siete curiosi di andare a vedere. E questo è tutto dolcezze, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!